Saranno quattro le opere di compensazione richieste dall'amministrazione in concordato con il Consiglio Comunale che verranno proposte come perizia di variante. Alla presenza di tutti i capigruppo consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale Leila Montagnino, l'amministrazione attiva, l'assessore al ramo Giuseppe Tumminelli, accompagnato dall'ingegnere capo, ha letto una lunga relazione che racchiude il percorso delle opere di compensazione dall'amministrazione messana alla delibera del 2009 al verbale del 2014. 14 date che dicono qualcosa agli addetti ai lavori, ma non a tutti spesso. Allora, con un imponente lavoro di ricerca e collazione, quasi storica, l'assessore Tumminelli ha messo chiaramente tutta la lunga vicenda nero su bianco, arrivando alla conclusione, anche in base alla disponibilità economica, delle opere più importanti da proporre. Noi chiederemo ad ANAS di utilizzare le somme destinate alla discarica Montestretto, il cui progetto iniziale, inserito nella progettazione esecutiva, riguardava il capping superficiale della discarica Montestretto e altresì la realizzazione di un impianto di biogas. Le somme a disposizione sono di 2.800.000 euro. Detto ciò, noi chiederemo ad ANAS la realizzazione non solo della progettazione esecutiva, di preliminare, definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza della discarica Montestretto utilizzando le somme del patto per il sud che ricordiamo essere 11 milioni di euro, ma anche la realizzazione della ex 122 bis come messa in sicurezza della strada da un punto di vista di consolidamento di barriere e di segnaletica stradale e altresì la circonvallazione che dalla ex 122 bis porta sino alla via di Santo Spirito in contrada Bivio La Spia. Chiederemo anche la realizzazione, ove ci sia capienza per la realizzazione di queste opere derivanti altresì alla voce imprevisti della delibera CIPE numero 37 del 2009, la realizzazione del prolungamento di via Romita con via Rochester e la realizzazione delle parco balate che rientra all'interno del piano di utilizzo delle terre rocce da scavo attraverso una determina dirigenza del general contractor che individua proprio il parco Balate come area per la realizzazione di questo piano. I capigruppo presenti, anche dinanzi al sindaco Giovanni Ruvolo, che è rimasto tutto il tempo durante la riunione, hanno ascoltato facendo a tratti alcune eccezioni, come ad esempio Calogero Adornetto, che più volte ha chiesto chiarimenti all'assessore al ramo. Una domanda su tutte, quella di Guido Del Popolo, se le opere di compensazione sono perentorie o soggette a cambiamento, ad aggiunto o a modifiche. E se da un lato il sindaco ha fatto traperare una certa perentorietà della scelta, dall'altro Francesco Dolce, il rappresentante del Partito Democratico, del partito di maggioranza più grande, ha suggerito un'apertura rispetto alla condivisione del documento tra i vari gruppi consiliari ed un riaggiornamento per tirare le somme e valutare eventuali aggiunte e riaggiornamento che c'è stato alla fine all'8 di maggio. E mentre Salvatore Licata di Sicilia Futura ha chiesto la possibilità di aggiungere come opera di compensazione la rampa Anghillà, il capo dell'ufficio tecnico Tomasella ha risposto che l'opera risulterebbe troppo imponente per i tempi prestabiliti. Quella che sarà inviata nel più breve tempo possibile sarà una variante alla delibera CIPE che costituisce la madre di tutte le decisioni e solo modificando il documento che a valore di legge si potrà cominciare a parlare di reali opere di compensazione. Durante la riunione è emerso che non si esclude adire alle vie legali come tutti gli amministratori e anche i consiglieri comunali presenti hanno concordato.